Questo qua sembra quel film che hanno dato Star Trek, non so quanti anni fa. Cosa? Parlavano di quella razza che è stata terra per fare lavorare nel miniere d'oro. Ah sì 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 sì, certo. Poi c'è il personale, c'è più. Sì, 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 è così. Vedete che allora c'è una fonte, c'è una propria di fantasia. No, 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 tant'è che, arrivo subito, tant'è che quando i miti dell'uomo parlano dell'età dell'oro e ci dicono che era l'età in cui l'uomo viveva a contatto con gli dèi, forse non sono miti, sono un ricordo di quando questi qui erano qui a cercare l'oro e gli Adam vivevano a contatto direttamente con gli Anunnaki Elohim perché lavoravano per loro. Quindi in realtà forse anche questi non sono miti, nel senso che man mano che si risale indietro nella storia ci si accorge come tutti i popoli in sostanza raccontino la stessa vicenda, poi ovviamente ognuno con i suoi nomi, con i suoi strumenti culturali, concettuali, eccetera, ma alla fine, mi sa che tutto questo. Sì, quello dell'altro assomiglia un po' alla più di là, quello che ha disegnato. Quello di prima, sì. Che in effetti sarebbe, vabbè, la colonna da cui a me guardava, non ce la facciamo. Prego. Lei ha spiegato prima i miracoli di Gesù, una sorta di operazioni tecniche, proprio chirurgiche, ma come si possono spiegare i miracoli che vengono raccontati oggi? Diciamo così, se la Chiesa, in ossequio a ciò che dichiara, di voler essere estremamente ligia nel definire i miracoli, estremamente attenta, quindi lascio stare i miracoli dei predicatori americani che ne fanno lì in serie, no? Quindi, lasciamo stare. Parliamo di cose quelle che, su quelle sulle quali quantomeno si studia. E se adesso, anno 2011, facesse verificare i 65 miracoli di Lourdes, tra il 35 e il 40% dei miracoli di Lourdes non verrebbero più definiti miracoli, perché la scienza sa come e perché si sono verificati. Il problema dei miracoli è che intanto, appunto, poi se vuole parliamo dell'ultimissimo proprio, quello della siciliana con il ginocchio, eccetera. E problemi miracoli che vengono verificati in un certo modo e dichiarati miracolosi una volta per sempre. La Chiesa dovrebbe, secondo me, ogni 25 anni fare riesaminare ciò che è stato dichiarato miracoloso precedentemente. Quindi tutti quei miracoli di Lourdes, di remissione spontanea della TBC, che quando sono stati dichiarati miracolosi non erano conosciuti dalla scienza, di quelle remissioni spontanee della TBC la letteratura medico-scientifica si è riempita nei decenni, per cui nessuno al mondo si sognerebbe di definirle miracolose. Quindi lì bisogna, secondo me, veramente, come dice la Chiesa, essere molto cauti, essere molto attenti, perché in realtà col passare del tempo, se gli esami andassero avanti, ma non vengono fatti, ma se andassero avanti nel modo giusto, il numero dei miracoli si assottiglia, ma di molto, di molto, di molto. L'ultimo dei miracoli, tra l'altro, non ha neppure rispettato le regole della Commissione del Vaticano, nel senso che non è avvenuto a Lourdes, la Chiesa aveva grande bisogno ancora di un miracolo a Lourdes, è avvenuto mesi dopo, e mesi dopo ha richiesto un intervento chirurgico. Quindi nell'ultimo, cioè di questo, tra l'altro era stata sbagliata la diagnosi sul tipo di cancro che questa signora siracusana aveva al ginocchio, quindi poi diagnosi che è stata cambiata, e comunque nulla è stato rispettato, ma è stato dichiarato miracolo comunque. Perché lei è andata a Lourdes nell'estate, la prima parte della guarigione è avvenuta a novembre, e nella primavera successiva ha dovuto subire un intervento chirurgico per riprendere la funzionalità del ginocchio. Nonostante questo è un miracolo. Però, ripeto, io nel merito della fede non entro, nel senso che io ritengo che chi ha la fede se la debba tenere. Se per caso un giorno si dimostrasse, come penso, sono presuntuoso, abbiate pazienza, e quello che c'è scritto qui è vero, io penso che per un uomo di vera fede
non cambia nulla. Cioè questi qui che sono arrivati e fanno parte del disegno provvidenziale di Dio. Quindi Dio continua a esistere. Dio ha scelto la Bibbia come strumento per farsi conoscere dall'uomo. Dio ha voluto la Bibbia proprio così. L'ha voluta lui così. Va benissimo. La fede non va messa in discussione. La fede va solo vissuta con determinazione fino alla fine. Io non ce l'ho, quindi non la posso vivere, ma chi ce l'ha non la deve mettere in discussione. Io non bisogno mai di mettere in discussione la fede di chiunque, perché la fede è la fede. Sono convinto che la fede salvi la vita, nel senso che salva questa, perché la fede dà un sacco di risposte. Cioè, io ho molte meno risposte di quelle che ha un uomo di fede. Cioè, io non ho risposte alla sofferenza, io posso incazzarmi quando vedo la sofferenza ingiusta. L'uomo di fede ha una risposta a me, quindi lui vive meglio rispetto a me. Benissimo, ok? È una fortuna, è un dono, no? Come si dice? Quindi, l'uomo di fede fa la sua strada di fede e io faccio la mia strada di polvere, ma questa mi è capitata e faccio questo. Sono una fede che però dico dai. Direi l'ultima, l'ultima, perché non ci siamo. No, ditemi voi, battetemi quando devo smettere. I suoi studi della relazione col lavoro di Rudolf Steiner. Dunque, ho trovato per Rudolf Steiner, allora distinguiamo la figura di Rudolf Steiner. Un conto è il pedagogista, no? Cioè quello che poi ha dato delle indicazioni pratiche. Io mi ricordo di Rudolf Steiner il ciclo di conferenze che lui ha dedicato alla Genesi. Diciamo che se la Bibbia è fantasia, lì la fantasia è, secondo me, all'ennesimo livello. Cioè, nel senso che lui è andato proprio molto, molto avanti. E siccome io ho letto quel ciclo di conferenze lì, subito dopo aver studiato Moshe ben Maimon, Maimonide, che con una Maimonide, Rashid e Troy sono i tre grandi esegeti ebrei, beh, insomma, la differenza tra la concretezza dell'esegesi ebraica e quando trovavo in Rudolf Steiner affermazioni del tipo immaginiamo che cosa vedevano, cioè che cosa si immaginavano gli ebrei quando leggevano certi passi della Genesi, beh, devo dire scelgo Maimonide, tanto per... No, è un'opinione personale, quindi opinabilissima, ci mancherebbe. Ripeto, io non possiedo nessuna verità da sospettare.